attesa di conoscere il cast della Melevisione Fantabosco in tour, e non solo i bambini sono entusiasti di questo spettacolo, ma abbiamo trovato anche dei grandi. Raccontaci un pochino la tua storia. Io sono, la mia bambina è nata nel 1999 e la Melevisione è nata con noi, siamo cresciuti insieme e dopo l'asilo ogni pomeriggio era l'appuntamento con la Melevisione. Perché vi siete appassionati a questo programma? Storie semplici, vere, belle canzoni, bei personaggi, tutto molto positivo e fantastico, una storia diversa dalle classiche ma altrettanto coinvolgente. Ma se ti chiedessi una preferenza per quanto riguarda il cast, chi ti piace come personaggio? Allora, ovviamente a me piace Milo Cotogno, ma incredibilmente alle bambine piace Lupo Lucio, è il personaggio che loro preferiscono. Sempre un po' il fascino del cattivo, ma simpatico. Cattivo, simpatico, certo. Si è divertita? Sì, sì, io molto, spero anche lui, sì, sì. È un'emozione più dal vivo o magari anche in televisione? Dal vivo, senz'altro dal vivo. Siamo riusciti ad avvicinare un pochino il cast. Guardate la calca, la resta dei bambini, tutti che chiedono l'autografo. Un'emozione questa Melevisione o? Sì, beh, decisamente sì, rispetto allo schermo piatto è molto, molto più bello. Quindi traspare proprio la differenza tra ciò che è la televisione e il teatro. Sì, sì, sicuramente, sì. Si è divertita più la mamma o il PC? Beh, penso uguale. In ugual misura. Sì, sì. Bambini, ce l'abbiamo fatta, siamo riusciti ad avvicinare il cast della Melevisione, proprio incredibile, sono per voi, e questo è il regalo che vi fa TV7 Mini. Eccoli qui, tutti in fila per voi, sono i vostri beniamini. Beh, non c'è bisogno di presentarvi perché siete così famosi, però so che tra voi ci sono grandi artisti e si è visto anche poc'anzi, perché bambini abbiamo appena visto lo spettacolo e sono veramente bravi. C'è gente che mi ha lavorato con Arnoldo Foà, c'è gente che mi ha lavorato con artisti veramente rinomati, un certo regista particolare che forse non è proprio per i piccini, insomma televisione, spettacolo. Abbiamo assistito anche a un miracolo, qualcuno che cercava di ballare, io l'ho visto che è un grande ballerino oltre che grandi cantanti. Ci proviamo, insomma cerchiamo di fare un po' tutto, poi alla fine i bambini sono nostri amici, quindi con loro possiamo fare qualsiasi cosa e loro lo fanno insieme a noi. Oggi c'è la testimonianza con tutti i bambini che sono lì a vederci e siamo felici di questo. C'è gente che mi arriva anche dal cinema oltretutto, e complimenti veramente vivissimi, perché nonostante il vostro passato, il vostro background, pensate un po' bambini, background, loro sono sempre qui a vostra disposizione. Perché? Arte, passione per i bimbi o cosa? Ma io oserei dire fame, perché quando c'è lo stomaco vuoto, allora uno dice: bambini, qua oggi ne avevamo a bizzeffe, devo dire anche belli grassottelli. Ultimamente, è vero, vi posso presentare la mia merendina, io me lo porto in giro, ogni tanto quando ho fame do un morsetto, adesso oggi no perché c'è un po' di umido in giro e allora è meglio. È il tempo che oggi, e poi ho già mangiato. Una ricetta speciale per il Natale. Allora, vediamo un po', il minestregone, facciamo il minestregone. Anche per minestregone. Beh, cuori di rane, zampe di blatte, puzze di piedi, cispe di sonno, denti rubati. Qua a città laggiù sono altri ingredienti che si usano per Natale, non so, le mandorle, lo zucchero, le cose dolci, no? Insomma, lascia stare, non chiedere a striga. Ma voi, Babbo Natale, l'avete visto? È passato? L'avete visto? Non è ancora passato, ma io l'ho visto, sì. No, che mi ha salutato, anche perché no, quando ci siamo incontrati gli faccio babbo e mi ha detto: ehi là, Lupo, come va? Bene, avrei un po' fame, un regalino, un cosciotto d'agnello. Fa: vabbè, adesso vediamo. Adesso sto aspettando il 25 mattina, dovrebbe arrivare con la renna. Un desiderio per il nuovo anno da un personaggio che di solito tanto gentile non è. Essere veramente cattivi. Quindi il vero desiderio è proprio uscito dal cuore, cari bambini. No. Sempre fino in fondo, anche oltre lo spettacolo. In fondo sono buono come un agnellino. Anche bucciato. Non è vero, è cattivo. Anche no, è che non mi capiscono. Io sono buono. Adottate, vermi. Vi liberto, fangoso da balcone. Ora vi chiedo un'ultima cortesia, un saluto per i bambini di TV7 Mini. Tutti insieme. Ciao. Ciao. TV7 Mini, buon Natale, ciao! A presto! Mini perché sono piccoli.
Ma non sono da mangiare, non sono da mangiare. Ciao Mini! Ciao a tutti! No, avete gli snack! Da portare a casa! Ci metto io adesso, va bene.